compare subito dopo un topolino delle risaie, color ocra, ancora scosso. Che maniere però! Volevate farmi stramazzare di paura! Meno male che la mia codina prensile mi ha permesso di afferrare quello stelo là, se no adesso sarei già rotolato nel cavetto. Chiedo scusa per lo spavento, ma anche spiare e origliare non sono comportamenti giusti. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Mi chiamo Muriorin, ma tutti mi chiamano Mur, e vivo ai bordi di una risaia qui vicino. Non stavo spiando, volevo solo capire chi fosse qui e che cosa stesse facendo. Io mi chiamo T. Jones, questo è Greg Re, il grillo, e sopra di noi vola il colonnello Bombo, capo della bombizia di Bosco Fiorito. Stiamo investigando sulla morte del Martin Pescatore trovato in questa zona. Lei per caso sa qualcosa? Niente, so solo che ieri sera è stato trovato il corpo ferito di un Martin Pescatore. Non so altro. Io credo invece che lei ci possa aiutare, visto che ci ha appena rivelato, senza che glielo dicessi, che il corpo della vittima presentava ferite. Scommetto che sa molte cose. Tutti quelli che abitano qui sanno che il povero Martin Pescatore era ferito. Non so altro, lasciatemi stare. Tranquillo, Mur. Ogni informazione può esserci utile. Magari lei sa qualcosa che potrebbe aiutarci. Non ho visto niente di strano, non ho incontrato nessuno di nuovo. Mi spiace, vi ho detto tutto quello che so. Dimentichi i corpi. Chi ha parlato? È quello che scopriremo subito. Nessuno può sfuggire alle mie ricognizioni aeree. Bombo si mette a sorvolare il canale per individuare il misterioso soggetto. Eccolo, è un orribile topaccio. Ehi tu, alto là, sono il capo della bombizia. Beh, che vuoi? Vieni con me, dobbiamo farti delle domande. Il topaccio borbotta qualcosa che a Bombo sembra un insulto. Vuoi ripetere? Ho detto che l'acqua del canale è un bel color bronzo. T. Jones, ecco il proprietario di quella voce che ho parlato. Buongiorno, ci scusi, potrebbe darci delle informazioni? Qual è il suo nome? Il mio nome era Tonson, capo di Fogna. Che cosa volete sapere? Ho sentito che parlava di corvi. Sa qualcosa? Hanno a che fare con l'omicidio di Martino? Con l'omicidio non so, ma hanno creato terrore da queste parti. Moriorin dovrebbe saperlo. Ma va via, puzzone, che non sei altro! T. Jones, mi creda, qui non è successo niente. Se ne vada immediatamente, prima che la arresti, pernotata in stato di ubriachezza. Andate a quel paese. Fermo, in nome della legge, vieni qui. Colonnello, lascia andare, l'abbiamo perso. Gregre, inquadralo finché puoi con la tua telecamera infrarossi. Cerchiamo di capire dove si dirige. Dovremmo incontrarci ancora. Hai ragione, non lo perdo d'occhio. Gregre si apposta nel folto del canneto, punta e ritorna con la sua potente telecamera e documenta senza difficoltà tutto il percorso, nonostante si svolga per lo più al buio.